Non è facile neanche per Diego Armando Maradona, stella indiscussa di questa estate calcistica, doversi misurare continuamente con i desideri, o meglio, con i sogni dei tifosi. Questa volta ad attenderlo c'è una sua vecchia conoscenza, il nazionale tedesco Briegel. Le voci della vigilia vengono smentite. Bagnoli sceglie proprio lui per controllare l'asso argentino. E indovina la mossa anche perché la manovra del Verona non risulta appesantita. Il grande dinamismo del tedesco, gli inserimenti dei centrocampisti, i cambi di velocità degli attaccanti danno l'immagine di una squadra dagli schemi consolidati, un collettivo sicuro ed affiatato. Il Napoli cede terreno, i grandi virtuosisti paiono spaesati ed è proprio lui, Briegel, ad infliggere la prima stoccata agli ospiti, un colpo di testa da ricordare. Un'elevazione e uno stacco che lasciano praticamente impietrita la difesa del Napoli. Un Napoli che non ritrova per tutto il primo tempo ordine e lucidità, mentre il Verona continua a fare gioco e va in rete nuovamente su azione manovrata, con Di Gennaro che raccoglie questo suggerimento, tira, Castellini non controlla, arriva Galderisi ed è il 2-0. Nella ripresa il centrocampo veronese arretra, si concede una pausa. Finalmente in grado di impostare gioco si vede il Napoli. La rete del 2-1 è molto bella. Un lancio di Bagni a pescare Bertoni. Stoppa di destro e conclude di sinistra. Sono dei bagliori. Subito dopo un lampo di gran classe di Maradona. Briegel è costretto a fermarlo così. Poi, sugli sviluppi dell'azione, sempre Maradona, stoppa di tacco e conclude in modo magistrale al lato di porta. Sono dei bagliori perché l'incontro non sfugge al Verona, che non passa per un pelo in contropiede con Altiar. I gialloblu trovano invece la rete nuovamente su calcio piazzato. La segna di Gennaro, ma la difesa del Napoli ha molto da rimproverarsi. E il nervosismo coinvolge anche un uomo esperto come Bruscolotti, che se la prende platealmente con Elchiar al punto da meritarsi l'espulsione. Nervosismo che provoca, con un effetto a catena, incidenti anche sugli spalti. Un brutto finale per una partita che promuove il Verona e rimanda il Napoli e Maradona alle prossime prove. E lei come si è sentito a questo debutto? Sin problema. Senza problemi? No. Prossima domenica la rivincita? Sì, todo domingo hay una revancha. Auguri. Eccolo qua Di Gennaro, il terzo gol, il gol conferma del Verona. Ecco, si temeva questo Napoli, soprattutto era stato preceduto da grandi strombazzate giornalistiche. Ma era una, sulla carta era una partita come un'altra, però un po' particolare perché c'era tutto questo effetto di questo asso che era venuto così, che poteva dare un'impronta in più alla squadra. Ha fatto dei grandi numeri, però il Verona oggi ha dimostrato di essere una grossa squadra, ha giocato con il cervello e questo è molto importante per il campionato.